Io proverei a salire un altro po'. Vediamo. È arrivato anche un po' di sole, che vedete fa capolino tra i rami. Sole che è sempre di buon augurio. Infatti, guardate cosa c'è qui. Aspettate che mi abbasso piano. Guardate. Ecco qua. Guardate cosa c'è qui in mezzo. Guardate. Guardate. Continuano a crescere nuovi porcini e questa è davvero bello. In ogni modo, io mi alzo e continuo e noi, come sempre, ci rivediamo tra un attimo. Guardate qui. Guardate che peccato. Mangiata tutta. Completamente è rimasto, sono rimasti solo i pezzi del gambo, una qui, poi guardate un'altra qui dove sono rimasti altri due pezzi del gambo, e poi per fortuna ce n'è un'altra qua sopra che invece probabilmente era più piccola e quindi è stata risparmiata. Eccola qui, guardate. Oppure è nata dopo. Ecco qua, guardate. Io come al solito mi guardo in giro, ma mi sembra al momento di non vedere altro. Vediamo. Magari mi alzo un po', però no. Direi che non c'è altro, per cui ci rivediamo tra un attimo. Non so se avete già intravisto qualcosa, ma guardate cosa c'è qui davanti a me. Purtroppo non è freschissima, ma guardate. È comunque grande, vedete, guardate, purtroppo è qui anche questa da qualche giorno in più, come spesso succede per queste taglie un pochino più grandi. Ad ogni modo io adesso magari do un'altra occhiata qui in giro e ci rivediamo con il prossimo ritrovamento, quindi a tra un attimo. Come promesso, eccomi qui con il ritrovamento successivo, che adesso dovreste vedere anche voi un po' in lontananza, per cui vediamo. Eccolo qua. La rimetto un attimo a fuoco. Eccolo, guardate, questa qui è già più fresca della precedente, intanto che voi l'ammirate un po', io mi guardo in giro per vedere se c'è qualcos'altro, ma in realtà mi sembra di no, che non ci sia nient'altro. Aspettate. No, pare che nei paraggi non c'è altro e quindi ci rivediamo tra un attimo. Allora ragazzi, guardate che cosa c'è qui, perché c'è un fungo da giardino, mancano solo i nani, ma è un fungo da giardino, guardate che meraviglia. Guardate, una meraviglia questa.
davvero una meraviglia, guardate. Wow. Guardate. Bellissimo. Bellissimo. Proprio. Guardate che spettacolo. Uno spettacolo. Io come al solito mi guardo in giro, ma oggi sono un po' sparpagliate, per cui c'è da camminare parecchio tra una e l'altra, o tra uno e l'altro, a seconda di come li chiamiamo. Guardate, questa qui è davvero bella. Bella, bella, bella. Io continuo e ci vediamo la prossima. Allora, ho visto qualcosa di grande in lontananza. Ho acceso la camera. Anche se vi devo dire la verità che ho paura che sia ormai qualcosa di abbastanza vecchio e quindi un po' in là. Infatti, purtroppo sarebbe stato un bel esemplare, ma qualche giorno prima, sospettate che mi abbasso. Guardate. Vediamo. È un po' molliccio, peccato, sarebbe stato un bel esemplare grande, ma ormai è qui da troppo. Un vero peccato. Tanto io continuo a guardarmi un po' in giro qua sopra, però mi sembra che non ci sia altro. E allora ci rivediamo tra un attimo. Come vedete sono ancora qui perché a fianco di questa o di questo, guardate, me ne sono accorto dopo, c'era anche questo qui che però è passato anche questo. Peccato. Vabbè, era solo per farvi vedere che effettivamente erano due, uno accanto all'altro. Allora, guardate qui, mi sembra che ci sia un manico o un gambo, come volete. Per cui anche qui è passato il mio amico capriolo e se l'è mangiata. E vabbè, ci sta. Ci sta. Ma io direi che possiamo anche guardare con un po' più di calma. Vediamo. Allora. Infatti, guardate qui. Guardate. Che mi abbasso, ecco qua. Guardate, che bel porcino sotterraneo questo che è. Guardate. Davvero bello. Vedete, è anche abbastanza grande, sembra piccolo, ma in realtà il gambo va abbastanza in profondità. E poi io proverei a salire un altro po'. Vediamo. Perché? Vediamo. Vediamo. Se c'è qualcos'altro, sì, guardate qui, ero salito un po' troppo, perché qui sono abbastanza nascosti, guardate, eccolo qua, vedete, anche questo qui è appena spuntato, ma anche questo, come vedete, è abbastanza grande, che la parte di gambo, di manico, molta parte del gambo del manico è sottoterra e quindi sembrano più piccoli di quello che in realtà sono.
E ora niente, magari provo a cercare ancora un pochino in questa parte di bosco e vi do appuntamento tra un attimo.